Salve a tutti amici di YouTube, oggi faremo il video con questa lavabiancheria Miele Novotronic W1511, che poi vi rendete conto che l'ho presa praticamente in una certa condizione, purtroppo tenuta molto male. L'unico vantaggio che questa lavabiancheria aveva era che comunque è una Miele e quindi sono macchine che conoscete bene, la loro struttura e la loro robustezza. Se fosse stato un altro tipo di macchina inferiore, penso che forse non avrebbe retto come è stata utilizzata e trattata. Comunque, di questa macchina, oltre che l'ho risistemata, rimessa a un certo punto, anche se funzionava, cioè la macchina funziona e ha sempre funzionato, insomma, perfettamente finora. Ho dovuto risistemare un po' di cosette, sostituire la guarnizione dell'oblò, ho dovuto sostituire l'elettroserratura, risaldare la mascherina del cassetto del detersivo, pulirla tutta bene a fondo, insomma c'è stato un po' di cosette da fare, però adesso insomma va bene. È stata portata esternamente in ottimo stato esteticamente. Anche se vedete, potete notare, guardate qui e qui in fondo, come è stata, già da lì capite un po' come è stata maltrattata. Va bene, noi adesso torniamo a noi, faremo il programma di lavaggio, laveremo i capi scuri, accendiamo la lava biancheria, ok. Come potete notare, questa era una 1100 giri e adesso è diventata non la 1511 ma la 1516. Bene, adesso intanto carichiamo i nostri capi scuri da fare, da lavare, ecco qua. Sì, è un bel carico, diciamocelo. Ecco qua, ecco, perfetto. Chiudiamo il nostro oblò. Qua. Benissimo. Allora. Innanzitutto abbassiamo la temperatura a 40 gradi e in più ci aggiungiamo tasto più acqua e, visto che sono 2 ore e 15, emettiamo il breve per non fare allungare un po' troppo e abbassiamo i giri di centrifuga. Ecco qua. Perfetto. E quindi ci siamo. E possiamo fare partire il nostro lavaggio. Tolgo via il più acqua così almeno non aggiunge un risciacquo supplementare e rimangono 4 invece di 5. Anche perché la biancheria poi non è così eccessivamente sporca. Va bene, possiamo iniziare.
Come potete anche notare, ho tolto il doppio vetro perché era talmente rovinato e offuscato da tanti segni e strisci che aveva, che si faceva fatica, veramente molto fatica, a vedere l'oblò in vetro. La serie 1511 fu la prima serie che uscì nel 2007, la prima serie della serie 1000, logicamente, che uscì come gamma nel catalogo. Infatti, se vedete, l'oblò è un oblò simile un po' a quello dell'estetica classica, perché poi nelle serie successive fu smussato in un modo diverso. Basta che vi andate a rivedere i video della 1623, che poi è diventata la 1626, noterete che il taglio dell'oblò era stato modificato poi dalla prima serie della gamma 1000, che uscì nel 2007, anche se queste macchine sono state prodotte nel 2006. Adesso sta facendo l'imbibimento.
Siamo sempre nella fase di lavaggio. Ecco che inizia il lavaggio satellitare, come conoscete bene. Carico acqua di fine lavaggio. Vi ricordo che la centrifuga intermedia è a 600 giri perché ho abbassato il numero dei giri, aggiungendo così un risciacquo supplementare
sia abbassando i giri e sia abbassando la temperatura di sotto dei 60 gradi. Impostandola a 40 aggiunge automaticamente un altro sciacquo supplementare, quindi da due risciacqui effettivamente fa effettivi sono 4 risciacqui. Poi se inserivo nelle opzioni più acqua, che è il livello più alto nel lavaggio, e risciacquo supplementare, la lavabiancheria effettuava 5 risciacqui. Questi sono 600 giri. Primo risciacquo. Adesso filmerò solo il primo risciacquo e poi l'ultimo risciacquo con la centrifuga finale, non farò tutto completo il ciclo. Carico acqua e centrifuga intermedia del primo risciacquo. Quarto ed ultimo risciacquo con ammorbidente.
Bene, come potete notare, la lavabiancheria l'ho lasciata nell'opzione stop con acqua e come potete vedere mi sta segnalando che però i giri di centrifuga li abbasso, quindi facciamo fare i 1400. Tanto poi tutta la biancheria, quindi capi scuri, li centrifugo ad alta velocità, poi li asciugo nell'essiccatoio. Sta scaricando l'acqua.
e con questo finiamo il nostro video. Salve a tutti e ai prossimi video.